Uomini e donne, Stefano Guglielmi mi sbotta e dice addio a Anilu Faraddati. In queste ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata indubbiamente la tronista Anilu Faraddati. Il motivo? La ragazza è andata su tutte le furie dopo che Lorenzo Riccardi è uscito in esterna con Sara Affifella. E in quella occasione i due si sono scambiati anche un bacio. Tuttavia Niloufar, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne circolate in questi ultimi giorni, è andata a ricercarlo dietro le quinte per un chiarimento. Gesto che non è piaciuto minimamente a Giordano e a Nicolò Ferrari, i quali, polemizzando molto, hanno deciso di abbandonare per sempre la trasmissione. E nelle ultime ore anche un altro suo corteggiatore pare abbia preso la stessa decisione. Lui si chiama Stefano Guglielmini, e poche ore fa sui social ha scritto un lunghissimo post, poi cancellato, in cui si è sfogato, asserendo, parole durissime, che in poche ore hanno già creato un bel polverone sul web. In pratica il giovane si è sentito attaccato duramente da molti corteggiatori di Niloufar per la sua situazione familiare. Proprio per questa ragione pare abbia deciso di abbandonare per sempre il dating show. Comunque sia questo post è poi stato cancellato. Che il ragazzo sia tornato sui suoi passi. Anilu Faraddati di Uomini e Donne, Stefano Guglielmini abbandona il programma. Stefano Guglielmini ha deciso di lasciare Uomini e Donne? In base al suo post pubblicato poche ore fa sui social pare di sì. Difatti il giovane ha dichiarato su Instagram di essersi stancato dei continui attacchi ricevuti dagli altri corteggiatori, i quali sembra abbiano messo di mezzo anche la sua famiglia. Per questa ragione il giovane, profondamente rammaricato da questa situazione, avrebbe deciso di andarsene. Il condizionale però è d'obbligo perché Stefano successivamente ha cancellato questo post. Lascerà davvero la trasmissione? Quale sarà la sua decisione definitiva? Intanto, come detto precedentemente, nell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi ha deciso di lasciare il programma perché convinto che Anilu Faraddati piaccia Lorenzo Riccardi. Tuttavia tanti fan del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi hanno pensato che in questi giorni la tronista sarebbe andata a riprenderselo. Ma il gesto fatto dalla sorella di Giordano sui social ha immediatamente fatto pensare il contrario. Difatti, la ragazza in questione ha messo un like su Instagram a un post di una fan, la quale ha scritto di essere convinta che Niloufar non sarebbe andata a riprenderselo. Insomma, Niloufar potrebbe aver perso almeno tre corteggiatori nel giro di una settimana. Che la giovane, dopo tutto ciò che è successo, possa decidere di abbandonare il trono senza scegliere. Oppure sceglierà Lorenzo Riccardi nonostante la delusione?